Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che vi parla dei microfoni di Radio Gamma 5 su 94 FM da Cadoneghe, via Belzoni 9, e vi trasmette come tutti i giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E qui con me c'è anche Francesco, Salve a stavolta tutti. dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi diamo gli indirizzi, visto che qualcuno ci ha minacciato la volta scorsa di mandare lettere, di mandarci lettere. Benissimo, noi accettiamo tutto, tanto io di lettere ne ricevo parecchio, qualcuna buona, qualche altra un po' meno buona, ma non ha importanza. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. A tutti quelli che stanno registrando la nostra trasmissione, gli do un messaggio. A noi, se qualcuno vuole controllare quello che facciamo, non ce ne frega niente. È sufficiente che venga da noi a chiederci cosa facciamo, cosa pensiamo, cosa intendiamo fare, quali sono i nostri progetti, e noi glieli diciamo pari pari. Per cui è inutile che si cerchi di fare i furbetti, per avere notizie da noi. Noi non abbiamo niente da nascondere a nessuno. Non abbiamo nulla di illegale. E ripeto ancora, quello che noi facciamo, cioè la diffusione delle nostre idee, lo facciamo per ordine, per obbligo che ci impone l'articolo 4, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana. Siccome la nostra morale, le nostre idee, i nostri principi sono in sintonia con la morale, con le idee e con i principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle leggi di questo Stato, noi siamo obbligati a diffondere il nostro pensiero in base all'articolo 4, comma secondo della Costituzione. Comprendiamo questo, comprendiamo che siccome i cattolici cristiani adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, in pratica mettono in ginocchio le persone davanti a un assassino professo e manifesto, non siano in sintonia con la morale espressa dalla Costituzione italiana. Pertanto, debbono ricorrere a quegli articoli costituzionali che gli garantisce la libertà religiosa, la libertà di culto. Ma la loro libertà di culto è in contrapposizione a quanto professa la Costituzione della Repubblica italiana. Pertanto è facile trovare fra i cattolici dei comportamenti che siano illegali, mentre questo da noi non succede perché i nostri comportamenti sono legati alla Costituzione. Ora, cercare di tirarci dei peli e dei bidoni a noi significa fare dell'attività sovversiva nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. E questo vorrei essere chiaro per chiunque. Dopodiché, se qualcuno vuole sapere cosa facciamo, cosa pensiamo, cosa intendiamo fare, quali sono i nostri progetti, quali sono le nostre idee, quali sono le nostre cose, non fa altro che rivolgersi a noi e noi glieli diciamo. Chiaro? Francesco, Sì, ma che ne pensi? infatti non c'è assolutamente nulla da nascondere. Infatti noi abbiamo sempre fatto un'attività pubblica tramite pubblicazioni, tramite volantini, tramite bollettini che inviamo gratuitamente. Abbiamo fatto delle conferenze pubbliche e il nostro materiale che viene prodotto, stampato, diffuso in tutta Europa e anche in paesi esteri è a disposizione di tutti. Chi richiede il bollettino, ad esempio, gli viene inviato gratuitamente, non gli viene chiesto neanche il rimborso del francobollo. Se poi qualcuno vuole dare un contributo, benissimo, ma proprio noi non siamo qui né a spigliare soldi, né a imbottire la gente, né a convincere nessuno. Noi cerchiamo soltanto di portare avanti le nostre affermazioni, le nostre necessità, e il nostro scopo è quello di incontrarci con chi già la pensa come noi. Cioè, noi non vogliamo né convertire nessuno. Non vogliamo fare opera di proseliti, non vogliamo fare assolutamente niente. Noi cerchiamo di riconoscere le persone che sono simili per percorrere queste strade assieme e per realizzare il nostro scopo, che è la stregoneria, il paganesimo, il Noi politeismo. comprendiamo che chi non ha uno scopo astratto, chi si è abituato a vendere delle cose, chi è abituato a ottenere qualcosa in cambio, non sa cosa significa dare qualcosa al sistema sociale in cui vive, arricchire la società in cui vive senza avere nulla in cambio. Questo sappiamo benissimo e sappiamo che lascia sconvolte queste persone. Ma noi di queste persone nutriamo un buon disprezzo, perché
perché non conoscono il valore del sistema sociale in cui vivono. Non sanno quanto un sistema sociale vivo e dinamico sia un bene prezioso da salvaguardare. Questo noi lo sappiamo benissimo. Se dopo qualcuno viene a dirmi, ah sai, io ho la ragazzina di 19 anni, io sono un po' scettico perché a me queste robe mi danno un po' fastidio, anzi mi danno molto fastidio. Questo tanto per chi ha orecchie per intendere intenda, come diceva il pazzo di Nazareth. E io da questi microfoni non ho mai parlato di magia sessuale o di altre cose, proprio perché ho evitato che ci siano fraintendimenti, ho evitato che ci siano cose diverse. Infatti lo abbiamo sempre evitato. Francesco, che è l'immagine del PAM, che è un'immagine molto virile, ha sempre evitato di portare la sua immagine in primo piano proprio per evitare che ci siano fraintendimenti. Esatto, cioè difatti noi, pur avendo molte divinità, non abbiamo il problema di utilizzare questa divinità in maniera esasperata. Noi, in base alle nostre necessità, possiamo benissimo avere delle divinità a cui ci rifacciamo. Di conseguenza, per noi non è una privazione, in quanto essendo dotati di natura con tutte queste divinità, abbiamo la possibilità di entrare in contatto, di parlare con persone usando la divinità opportuna, proprio perché le divinità creano delle situazioni, creano delle manifestazioni, creano delle comunioni. Di conseguenza, ognuno ha una divinità di riferimento. Ad esempio, per noi politeisti, degli studi mediterranei, studi politeisti, abbiamo come riferimento ad esempio la divinità di Pan, però noi non è che facciamo un dogma sul discorso che devi accettare questa divinità, la devi accettare o la devi sottometterti o devi renderti schiavo, assolutamente. È una scelta tua personale, è una scelta di riferimento, però è una scelta di riferimento per noi che non andiamo a imporre, cioè nel senso che nel politeismo non esiste l'imposizione come è nel cristianesimo, nell'ebraismo, nell'islam. Cioè noi non abbiamo un testo sacro in cui tutto deve rientrare. Noi sappiamo che la vita crea nuove divinità, crea nuove situazioni e di conseguenza noi ci adeguiamo alla realtà. Aspetta Francesco, un altro aspetto bisogna che sottolineiamo. Noi non abbiamo neanche dato ricette mediche, ricette di erbe, anche se ci conosciamo moltissime pozioni magiche, fra virgolette, perché sappiamo quanto sangue ha versato la stregoneria per costruire la medicina che c'è adesso. E noi sappiamo che anche se la medicina che è adesso, l'organizzazione sanitaria, non è la migliore che ci possa pensare o che ci possa essere, sappiamo che questo l'abbiamo prodotto col nostro sangue, cioè col sangue di stregoni che sono morti. Paracelso lo stavano bruciando vivo perché diceva che le donnette ne sapevano più dei professori universitari di allora. È stato Erasmo da Rotterdam e altri stregoni che lo hanno protetto. Per cui quello che c'è adesso lo abbiamo conquistato col sangue. Per cui noi non vi diamo ricette. Vediamo una telefonata, va Francesco? Sì, visto che siamo in diretta e che in questo periodo la radio... Ciao, dimmi. Dimmelo. Mi soddisfa una curiosità che fuori, volevo sapere se questa vostra organizzazione, no, esiste negli Stati Uniti e dove... No, noi siamo solo quattro matti. Ah, no, se qualcuno parlava dell'estero prima, no, mi interessava sapere se c'era qualche... Vabbè, tutto qui. Vabbè, ciao. Ecco, volevo fare, cioè, nel senso che come realtà siamo una realtà, diciamo, italiana. Nel Veneto, cioè, esistono delle organizzazioni familiari o amiche che esistono anche all'estero. Negli Stati Uniti esistono due organizzazioni che si richiamano molto ai nostri valori. Una si chiama Circle e organizza un festival pagano internazionale ogni anno a giugno, e un'altra si chiama Green Egg. E queste sono, diciamo, le organizzazioni maggiori che si richiamano proprio al politeismo e al paganesimo di tipo nostro, la stregoneria. Però non è che esista un rapporto organico, sì, no, di filiazione, cioè, nel senso che noi al loco gli ho detto che noi siamo noi, capisci? Sì, cioè, ma noi siamo in relazione con altre congreghe, questo è un altro discorso. Sì. Cioè, difatti esistono anche degli altri gruppi italiani con cui siamo in contatto, però appunto non è che esista. Sì? Ciao Claudio, ciao, sono Andrea da Padova. Dimmi Andrea. Ascolta, io per il centro ho conosciuto due ragazzoni americani. Sì. E che mi pare che non so dove vanno su quella congrega che hanno fatto in via dove c'è la Spabet, no, Moto Emporio. Va bene, dai, non ha importanza. Dianetica è. Sì, va bene. Ma cos'è che vanno in giro a fare? I dianetici ha fatto l'oselitismo, a cercare qualche seguace. E vanno in giro sti ragazzi, perché io ho parlato con due, uno veniva da Washington, sì, l'altro veniva da North Carolina. Sì. E vengono fino qua a Padova per prendere. Sì, ma vanno un po' dappertutto, eh. Vanno a fare proselitismo dovunque riescano. Ma è meglio stare alla larga con la gente? Secondo me sì.
Poi ci penserà la Polizia di Stato, visto che si interessa questa roba. Ma sono fuori legge? No, no, non sono fuori legge. Finché non commettono dei reati, non sono fuori legge. Quando commettono dei reati, allora sono fuori legge. Perché io, fatto sta, guardavo una macchina, c'era una Ferrari parcheggiata, no? Sì. E loro si sono messi a guardarla anche loro e mi hanno chiesto se era mia, no? E hanno voluto attaccare il bottone, come, no? Sì. Però non ho capito ben cosa volessero. Cosa volessero, ho capito il discorso. Beh, sai, magari ci vuole un po' di tempo per saperlo. Comunque, al di là di questo, io starei comunque alla larga. Dopo, se uno è curioso, è giusto che per carità, insomma. Però, appunto perché non, volevo sapere che cosa... Cioè, cosa vanno in giro a predicare? Cioè, bisognerebbe chiedere a loro, veramente. Ma loro si definiscono la chiesa e si richiamano a Cristo, il che già è significativo, che sono pericolosi. Ma viene giù dall'America quella roba? Sì, sì, ma... certo. Sono sempre cristiani. Sono sempre cristiani. Ho capito. Va bene. Va bene, ciao. Tanto appunto per il nostro ad Andrea. Ad esempio, esistono delle organizzazioni di tipo protestante, tipo i mormoni, che hanno l'obbligo di inviare i loro gente in Europa a fare proseliti. Addirittura, tanto per dire, i mormoni, che sono una setta cristiana, pensano di convertire tutto il mondo battezzando tutto il mondo. Cosa fanno? Loro hanno fatto già in Sicilia, hanno inviato delle missioni, hanno raccolto tutti quanti gli albi parrocchiali delle persone, li hanno inviati nei computer che loro hanno nell'UTA e hanno tutti battezzati in maniera elettronica, quelli fanno tutti quanti i mormoni. Cioè, tanto per dire l'assurdità cristiana, dove arriva. Vabbè, tanto per cominciare un po' la nostra trasmissione, adesso non prendiamo più telefonate per una mezz'oretta. Sì, beh, ricordiamo che siamo in diretta. Siamo in diretta, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ed è la nostra stregoneria, il nostro paganesimo, la nostra magia. Poi, se ci sarà tempo, vi parlerò di come i cristiani vedono la magia, leggendovi di un papa, la storia di un papa, che è molto interessante. Bene, invece facciamoci la trasmissione di oggi, va d'accordo. Francesco, che forse è meglio. Allora, tanto per sapere, io vi ho parlato del crogiolo, vi ho parlato della storia generale, delle nostre idee generali finora, non ho preparato i quadri da devozio perché quello che sto facendo, un episodio al mese, un episodio per secolo della storia della stregoneria, un episodio, una situazione storica, mi ha portato via tanto di quel tempo. Beh, specialmente, impegnativo. Specialmente con i filosofi, che non sono riuscito a fare i quadri della devozio. Per cui i quadri della devozio li riprenderò appena torno dalle ferie, cioè appena finisco le ferie, perché io sono in ferie oltretutto. Anch'io. E anche Francesco. Visto che oggi poi è anche la vigilia di Ferragosto, va bene. In questa trasmissione parleremo del secolo XI, il 1000. L'argomento del secolo è la cavalleria. Nel secolo precedente abbiamo visto, prima abbiamo visto come si è formata la truffa dei documenti cristiani sulla proprietà, sulle donazioni di Costantino, no? Primo secolo 800. Poi nel 900 abbiamo parlato della schiavitù, come si è venuta a formarsi e come si è trasformata. La schiavitù è finita perché il padrone aveva bisogno di rendere peggiori le condizioni di vita, però nel far questo ha cambiato la sequenza dei mutamenti. In questo invece parleremo della cavalleria. Nel secolo precedente abbiamo visto gli schiavi, ora vedremo come si formano i padroni di schiavi, servitori della Chiesa cristiana cattolica. L'origine della cavalleria è molto più antico della sua istituzione. Già nell'antica Roma si divideva fra fanteria e cavalleria. La cavalleria era composta da ricchi, i quali non solo dovevano provvedere alle loro armi, ma anche al cavallo. Nella Roma antica il censo non era finalizzato soltanto ad avere dei diritti, ma comportava obblighi nei confronti non solo dello Stato, ma del sistema sociale nel suo insieme. L'istituzione Stato che noi abbiamo ereditato dall'istituzione monarchica, nel significato che oggi diamo, è un tentativo di dare una struttura giuridica alla coercizione cristiano-cattolica. Nella concezione cristiana, il dovere del censo è un dovere verso l'autorità e quanto favorisce il benessere e la maggior gloria dell'autorità. Non esiste il concetto di sistema sociale nel suo insieme, non esiste il diritto nei confronti dell'essere umano in quanto tale. Non esiste il diritto del contadino in quanto contadino, ma esiste il diritto del contadino in quanto servo del suo padrone. Esiste il diritto del contadino a servire il suo padrone. Questo concetto è la base dello schiavismo cristiano, che non ha nulla a che vedere con lo schiavismo pagano. È nel cristianesimo che si deve servire il proprio padrone con tutto il proprio corpo, con tutto il proprio cuore e con tutta la propria anima. All'interno di questi concetti,
la cavalleria da strumento attraverso il quale riaffermare un sistema sociale nelle relazioni con l'oggettività, diventa strumento coercitivo del sistema sociale al servizio del padrone del sistema sociale stesso. Questo è il caso di uno strumento funzionale alla difesa e allo sviluppo di un sistema sociale che si appropria del sistema sociale imponendosi ad esso. Questo vale anche per gli individui quando i mezzi che usiamo per svilupparci diventano i fini nei quali risolvere il divenire stesso. La cavalleria è un'istituzione di passaggio dai sistemi sociali pagani ai sistemi sociali cristiani. Combattere a cavallo o avere dei diritti perché si combatte a cavallo. Il potere dato dal combattere a cavallo fu sancito, guarda caso, da Carlo Magno, che ordinò che i più poveri si riunissero in numero di 7 per servire un cavaliere. Attorno all'anno 1000, il termine miles stava ad indicare sia il cavaliere che il feudatario. Le istituzioni feudo-vassalliche si vennero sviluppando proprio in funzione del servizio che dovevano fornire i cavalieri. I re carolingi dovevano mantenere nei loro cavalieri la fedeltà e la disponibilità a partecipare alle guerre. Questi dovevano possedere terre e servi sufficienti a consentire loro di assolvere i doveri primari, procurandosi armi e cavalli. Il giuramento vassallatico e le assegnazioni di benefici corrispondevano esattamente a questi scopi. E questo pezzo lo trovate su qualsiasi libro di storia delle scuole superiori. La nascita di questo tipo di privilegi era data per mantenere il privilegio del re, non tanto per servire un sistema sociale. I sistemi sociali dovevano subire i benefici che il re assegnava ai suoi cavalieri in funzione dei servigi e dei benefici che egli stesso ne avrebbe avuto. La logica che regge la nascita della cavalleria è la logica perversa che mette in ginocchio gli esseri umani davanti a Dio per trarre beneficio dalla loro posizione in ginocchio. Questo tipo di personaggi non sapeva far altro nella propria esistenza che andare a cavallo e uccidere. Dall'andare a cavallo e uccidere dipendeva la loro stessa esistenza. Andare a cavallo e uccidere comprendeva tutta la loro vita, il senso della loro esistenza, il fine dei loro pensieri e dei loro intenti. Essi divennero solo quelli che andavano a cavallo e che sapevano uccidere. Pertanto dovevano costringere altri esseri umani a servirli in quanto loro li avrebbero uccisi. Dovevano proteggere il re perché da questi derivava l'autorità attraverso la quale avere il privilegio di uccidere chi non gli serviva, e dovevano altresì servire Dio che dava al re l'autorità di concedere loro i privilegi di uccidere per farsi servire. Questa è la logica perversa su cui si regge l'etica e la morale della cavalleria, il motivo della sua stessa esistenza. Questi macellai passarono dal servizio del re al servizio dei suoi servi, come duchi, conti, marchesi, diventandone il braccio armato ed esecutivo. Dal momento che duchi e conti si fanno obbedire dai contadini tagliando loro le mani, le braccia e strappando loro gli occhi, hanno sempre più bisogno di esecutori di queste nefandezze per mantenere il controllo sui bifolchi. I cavalieri svilupparono una struttura etico-morale nella quale esaltavano la loro azione e giustificavano le loro azioni. La struttura etico-morale che svilupparono consisteva nel coraggio, nella prudenza, la fedeltà al proprio padrone, l'amicizia virile e la lealtà verso i compagni. Questa struttura etica è caratteristica della pulsione di morte. È la caratteristica della distruzione e dell'appropriazione degli individui. La sua caratteristica consiste nell'esaltazione delle capacità di sottomettersi al più forte e storpiare umiliando il più debole. La stessa struttura di principi etici sarà esibita ogni volta che si vuole distruggere il divenire umano, sia da parte della Chiesa Cattolica che da parte del nazismo. Saranno questi i principi attraverso i quali si giustificherà la distruzione dei costruttori, siano essi contadini che operai o borghesi, tesi a costruire un sistema sociale retto da equilibrio interno e da giustizia oggettiva. Questo è il motivo perché per questo secolo scegliemmo questo avvenimento. Egli introduce nel sistema sociale i principi etici per cui gli esseri umani possono stuprarlo, trasforma i concetti etici imposti dal Dio biblico in concetti umani da trasferire nel tessuto sociale. Ogni cane
al servizio di ogni padrone. Scusate, non prendiamo telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un po' di pazienza, stiamo quasi per finire. Ogni cane al servizio di ogni padrone giustificherà la propria distruzione e la distruzione che la sua azione porta attraverso questi principi. Questi principi sono principi di magia nera e a questi principi si oppone chi pratica magia e stregoneria. Per i popoli del centro-nord è il respiro di libertà delle grandi pianure da cui provengono o il senso di protezione che dà il bosco sicuro. Nei paesi latini il senso della filosofia, i mille dei della vita, i resti degli antichi templi. Tutto richiama un tempo in cui l'asservimento non avveniva con tutto il proprio corpo, con tutto il proprio cuore e con tutta la propria anima. La fedeltà al proprio padrone è la prima dote che il padrone apprezza e vuole riconoscere nel suo servo. Il cavaliere che non è fedele al proprio padrone è un cavaliere pericoloso. Certamente vuol diventare padrone egli stesso. Non si accontenta di servire un altro padrone. Può servire alla pulsione di morte quando deve sostituire padrone a padrone, ma diventa pericoloso se, insofferente alla sottomissione, decide di mettere la sua esperienza al servizio di chi vuole liberarsi dal giogo, come ad esempio il cavaliere Erlembardo, fratello di Landolfo Cotta. Dopo l'uccisione di costui nel 1062 e Arialdo nel 1066 ad opera del vescovo Guido da Velate, diventa capo dei Patari, un movimento di liberazione del Nord Italia che vedevano nella simonia e nell'avidità del clero i maggiori responsabili delle cattive condizioni di vita della gente. Il coraggio e la prudenza solo in funzione del servizio svolto. Il coraggio e la prudenza del cavaliere non si misura nella sua capacità di combattere il suo padrone, non si misura nel suo bisogno, nella sua capacità di liberarsi per costruire un proprio cammino di vita. Il coraggio e la prudenza si misurano sulla capacità e l'abnegazione di servire gli interessi e i bisogni del proprio padrone. Il coraggio e la prudenza nel massacrare gli esseri umani quando cercano la libertà e l'autodeterminazione. Il coraggio nel tagliare teste, bruciare gambe, strappare denti a chi non è in grado di difendersi. Questo è il senso di quegli aggettivi tanto enfatizzati dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria, si chiama vigliaccheria. Da questo proviene l'amicizia virile, cioè la necessità di essere in tanti a distruggere il divenire degli esseri umani, per trarre conforto della giustizia e del coraggio delle proprie azioni. È il concetto di lealtà verso i compagni di stragi e di stermini, senza i quali si rischia di subire le vendette degli ammazzati. Questa struttura etica la troviamo sia fra il nazismo, sia fra i missionari cristiani e i cattolici in particolare. La fedeltà al proprio Signore, che sia Hitler che Dio e il Papa, il coraggio e la prudenza nel servire Dio o Hitler e il Papa contro i più deboli, che devono mettersi in ginocchio e subire le angherie di Hitler, di Dio e del Papa con le loro stuole di beneficitari. Naturalmente deve svilupparsi la complicità nell'angheria ai più deboli, che sia i nazisti che i missionari cristiani chiamano lealtà verso i compagni. Gli stessi principi etici, ricordo, sono alla base di ogni struttura mafiosa e criminale. La Chiesa Cattolica capì immediatamente come la struttura della cavalleria altro non faceva che riprodurre i principi cristiani e cercò di appropriarsi della forza d'urto di quelle bande di delinquenti, istituendo un rito di investitura preso dal paganesimo germanico e che serviva a sottomettere il cavaliere agli scopi e ai fini della Chiesa Cattolica. Fu facile pagare un chrétien de Troyes, un tasso e un ariosto perché cantassero in forma poetica le gesta di bande di criminali, costruendo un immaginario collettivo in cui gli assassini diventavano eroi. Questa è la parte della magia e della stregoneria. Dopodiché la storia ci tramanda i fatti e le gesta di questi cavalieri. 15 luglio 1099, Gerusalemme. La popolazione fu passata a fil di spada e i franchi stettero una settimana nella terra menando strage dei musulmani. Uno stuolo di questi si chiuse a difesa dell'oratorio di Davide, dove si asserragliarono e combatterono per più giorni. I franchi concessero loro la vita salva ed essi si arresero. E avendo i franchi tenuto fede ai patti, uscirono di notte verso Ascalona e lì si stanziarono. Nel Marshid al-Aqsa, moschea esterna, invece i franchi ammazzarono più di 70.000 persone.
Questa era l'attività dei cavalieri. Ma non bisogna dimenticare la loro attività di predatori e di distruttori del divenire umano in funzione della fede. La distruzione del paganesimo nordico fu ad opera di queste bande di assassini, di cui i cattolici si servirono. Le crociate contro i pagani nordici saranno delle caratteristiche del 1200, ma noi trascureremo questo, in quanto sappiamo che ogni popolo, ogni comunità, ogni essere umano deve combattere le proprie battaglie di libertà. E quando le tensioni con cui affronta le contraddizioni dell'esistenza si spengono, si spegne anche il proprio divenire. Gli stregoni questo lo sapevano perfettamente. Già nel 1000 erano in grado di vedere lo sviluppo del futuro e pertanto non si arroccarono a difesa del presente, ma lasciarono che il presente seguisse il proprio corso. Gli stregoni non possono costruire una fede, possono sollecitare il dormiente dentro l'essere umano a svegliarsi per relazionarsi col circostante. Dunque, devono favorire le condizioni perché questo avvenga. Leggiamo cosa dice Erikskronikan in E. Christiansen, Le crociate del Nord, tratto dall'operazione storica della Mondadori. È un libro che si insegna storia nelle scuole medie superiori. Dice questo trattato: si vedeva allora come molte donne si torcessero le mani e piangessero forte. Si rallegravano però al pensiero che l'onore di Dio sarebbe stato aumentato dalla spedizione. Furono allora staccate dai chiodi molte vecchie spade a vite, che vi erano state appese per molti giorni. Essi furono accompagnati alla riva in modo bello e conveniente. Furono ben salutati e fu data loro la mano. Molte bocche rosse furono allora baciate, che mai più furono baciate con la volontà del cuore, perché molti non si videro mai più. Simili cose succedono a una simile separazione. Ebbero vento favorevole, partirono. Anche i pagani si prepararono, intanto. Sapevano bene che essi sarebbero venuti, per loro danno e non per loro vantaggio. E i cristiani approdarono là nel porto. Molte innumerevoli prue dorate dovevano essere viste là dai pagani, che dovevano rattristarsi più che sorridere. Volevano volentieri provare le loro spade sui travasti pagani. Penso che poi lo facessero. I travasti fuggirono allora. Fuggirono da oro, da argento, da immensi greggi. A questo serviva per i cristiani. I pagani persero, i cristiani vinsero, e chi voleva farsi incontro ad essi e farsi cristiano e ricevere il battesimo, lasciavano la vita e proprietà e possibilità di vivere in pace senza litigio. Al pagano che rifiutava davano morte. Vedremo come le crociate determineranno un salto di qualità nel sentire degli esseri umani. Questo è il modo di vedere la cavalleria dal punto di vista della stregoneria del paganesimo. E il filosofo di questo secolo è Avicenna. Jabirol ibn Salomon e quant'altri nomi gli si attribuiscono in arabo, ebraico e quant'altro. Avicenna è un poeta malato che morirà piuttosto giovane. Non è il pensatore forte e virile. Inoltre è un ebreo, nato nel 1020 e morto nel 1060 in Spagna, sotto la dominazione musulmana, che a differenza del cristianesimo garantisce libertà di pensiero e di espressione, sempre nei limiti. Una volta cacciati i musulmani, l'inquisizione cattolica in Spagna farà strage sistematica di ebrei, altro che il nazismo. Anche Avicenna, nella formulazione del suo pensiero, come Avicenna ed Erigena, deve mettere al centro Dio. Per quanto i musulmani siano tolleranti, non è possibile andare oltre quel limite o negare quella a priori. Egli afferma che ogni esistente ha sia forma che materia, con l'unica eccezione quella di Dio. Avicenna sviluppa quell'operazione, che del resto prende origine dagli gnostici, secondo cui Dio è inconoscibile perché Dio è esterno agli enti, è diverso dagli enti stessi, non ha materia, ma gli imputa volontà nell'atto creativo attraverso il quale egli forma il dualismo forma e materia. Avicenna non scorge né la necessità dell'esistente né la volontà con la quale l'esistente si adatta, però scorge l'uguaglianza dell'esistente, scorge il mattone primo da cui l'esistente è formato. Lo scorge, ma lo proietta come emanazione della volontà di Dio, volontà dell'unicità di Dio che forma la dualità di forma e materia. Troveremo spesso in filosofia il concetto che tutto è formato da materia. Questo concetto avrà uno sviluppo ulteriore quando si affermerà che anima e materia sono la stessa cosa.
Il problema della guerra filosofica che viene intrapresa contro la filosofia pagana è quella di strappare necessità e volontà all'esistente per trasferirla a Dio in quanto sua emanazione. Questo è il compito che hanno avuto i filosofi fino adesso. Solo libertà potrà ricostruire i concetti fondanti il divenire. E vedremo come nel 1500 il primo filosofo Pomponazzi porterà a questo. Bene, io ho finito la presentazione della trasmissione di oggi, Francesco. Se vuoi dire qualcosa tu, intanto che aspettiamo qualche telefonata, se no dopo andiamo avanti intanto. Ricordo appunto della trasmissione in diretta, che volevo intervenire, poi chiamerò lo 049 700 700. No, io volevo fare soltanto un'integrazione a quello che hai detto sul discorso della cavalleria. La cavalleria ha rappresentato per certi valori, tipo quelli del coraggio, della lealtà, una situazione criminale a difesa e a sostegno del cristianesimo. Però bisogna dire che questi valori non sono valori negativi in se stessi, bisogna sempre considerare come vengono utilizzati. E io qua voglio ricordare l'esempio, di Maratona, in cui appunto gli spartani, fedeli alla propria volontà e alla propria libertà, con il coraggio virile, con la volontà, con la lealtà fra di loro, determinarono l'arresto dei persiani. Ma c'era un futuro da costruire, esatto, no? C'era da fermare i persiani. Esatto, i persiani, anche perché i persiani avevano un re... Non erano derubare i persiani. I persiani avevano un re assoluto, a cui dovevano cieca e assoluta fedeltà. I spartani avevano soltanto l'obbligo di fedeltà a se stessi, e di conseguenza diciamo che in se stesso il termine appunto coraggio virile, lealtà virile, determina sempre un qualcosa di utile se è inquadrato in un contesto in cui non è la sottomissione degli uomini o delle persone delle città, ma è la sottomissione dei cristiani che la rende negativa. Quando viene utilizzato appunto per la difesa della civiltà, e qua ricordiamo che quello che siamo noi in un certo senso lo dobbiamo a quegli spartani che sono morti alle Termopili e sono morti a Maratona, fermando l'assolutismo, chiamiamo, del Medio Oriente, o del re unico, o del re assoluto, lo dobbiamo anche a loro, perché loro avevano un coraggio virile, cioè nel senso, questa è una manifestazione che dimostra che se questi valori sono attaccati alla terra, sono attaccati al presente, al futuro e alla vita, sono basilari e possono essere utilizzati. Difatti, quello che è fondamentale nel paganesimo è la considerazione di questo tipo, cioè nel senso, nel paganesimo non esiste il problema di vietare le cose. Nel paganesimo le cose non vengono utilizzate perché possono essere negative o sono nocive, ma non esiste un testo sacro che le va a vietare. Cioè, i monoteisti hanno il problema che quando sorge qualche nuovo problema, qualche nuova manifestazione, quando sorge qualcosa che loro non riescono a inquadrare, devono andare a cercare dentro i testi sacri, cioè nel senso devono andare a cercare dentro la Bibbia, dentro il Talmud, dentro il Corano, e se questa manifestazione, questa nuova manifestazione di evento, questa nuova figura, questo nuovo oggetto non rientra in questi canoni, logicamente si apre una controversia teologica, si aprono degli scontri, si aprono dei conflitti. Mi dice Francesco, proscinesi, esattamente. Cioè, prostrarsi davanti al re. Quando Alessandro Magno tentò di imporla, i persiani l'accettarono immediatamente, mentre i greci cercarono in tutti i modi di ribellarsi. Sì, ma difatti. Cioè, è chiaro che appunto il nostro spirito di libertà deriva moltissimo dal senso di spirito di libertà sia dei romani sia di spirito di libertà dei greci. Cioè, difatti, loro appartengono proprio alla fondazione del nostro essere. Cioè, noi se riusciamo ancora a lottare contro il monoteismo assurdo di tipo cristiano, ebraico o coranico, lo dobbiamo per il fatto che i greci hanno costituito la valanga, hanno costituito più un fronte ben chiaro in cui delimitano il potere del monoteismo, in cui non accettano nulla di assoluto, nulla di determinato e nulla di fisso. Cioè, anche nei confronti della divinità non sono mai stati sottomessi. Cioè, basta pensare al fatto, ad esempio, di Atene. Atene perché si chiama Atene? Perché deriva dalla dea Atene. Però questo non è stata un'imposizione. Gli Ateni dovevano dare un nome alla città e dissero: daremo il nostro nome alla città alla divinità che farà il dono più utile alla città. Cioè, non che il Dio dice io voglio questo e faccio. No, i cittadini di Atene hanno detto: noi daremo il nostro nome alla nostra città quando una divinità farà un dono utile. Ci furono appunto sia Nettuno sia Atena che proposero il loro nome, fecero la loro offerta, il loro regalo. Atena fece il regalo più utile, che offrì l'olivo, e in base appunto a questa offerta, a questo regalo che la divinità fece agli ateniesi, decise di chiamarsi Atene. Infatti costruirono una città, no? L'olivo serve per stanziare, poi ci servono secoli, cioè servono decine di anni perché l'olivo cresca,
mentre invece il cavallo serve per il nomadismo. Sì. Questo è l'essenza stessa, no? Cioè Poseidone li spingeva a essere nomadi, mentre Atena li spingeva a esaltare la propria città, a costruire il futuro della città. Sì, ma infatti appunto è un simbolo di radicamento e poi soprattutto perché dà dei frutti e permetteva appunto anche a loro un'alimentazione, cioè nel senso richiedeva logicamente l'agricoltura non può essere fatta da gruppi individuali, cioè deve essere fatta sempre da gruppi collettivi organizzati in una certa maniera. E adesso Francesco, se hai finito, cambio un attimo argomento con un po' di ritagli di giornale. Sì, beh, a proposito dei nostri amici che sono in ascolto, allora... Vado? Sì, dopo parleremo anche del discorso della polemica degli atti illeciti della Chiesa. Sì, che fu di... allora la curia di Massa l'aveva già allontanato, toccava i bambini, arrestato il parroco, scandalo in Toscana, le piccole vittime avevano 10 anni. Ricordo sempre che questo tipo di comportamenti, io mi sto arrabbiando, perché all'inizio delle trasmissioni volevo lasciar perdere questo tipo di cose, volevo... Mi staccato, ricordi, abbiamo tentato di dire in fondo è contro il dettame ecclesiastico, però in realtà parte dal presupposto che le persone sono proprietà del Dio, proprietà del Papa, proprietà del prete, per cui il concetto di proprietà che è la Chiesa Cattolica, la proprietà degli individui, che è un concetto avverso alla Costituzione della Repubblica, che salvaguarda l'assoluta indipendenza dell'individuo e l'assoluta libertà di un individuo di esprimere se stesso, il concetto di proprietà dell'individuo è un concetto contrario alla Costituzione della Repubblica e chiaramente porta a dei comportamenti malsani come quello di sto prete e quelli che ho detto nelle trasmissioni precedenti, se vi ricordate. Tanto per essere chiari. Dopodiché, sempre a proposito di comportamenti malsani, Setta rapisce la figlia, lui va dal Papa. Il rapimento della sua secondogenica Caterina da parte di una setta e di un sacerdote cattolico che ha aderito alla setta pur non abbandonando l'abito. Cioè, la setta è una setta cristiana. Cioè, è importante questo, al di là che poi il fatto sia vero o non sia vero vada verificato dalla magistratura, questo non ha importanza. È una setta cristiana che considera le persone proprietà privata, bestiame, gregge del Dio, gregge del buon pastore. Questo è un principio avverso alla Costituzione della Repubblica. Ricordiamocelo questo. Pertanto, chi commette questi reati va contro la Costituzione. E questi reati sono possibili commettere perché c'è il concetto di possesso dell'individuo, possesso del Dio, possesso del Papa, possesso del prete. Ricordiamocelo questo. Macchia sul muro è Padre Pio. Ormai qua siamo addirittura alla demenza senile. Una macchia d'umiltà, quest'altro ci vedono Padre Pio. Cioè, il livello di condizionamento mentale degli individui e dei loro sensi è arrivato a una tale aberrazione, a una tale infamia, che effettivamente qui c'è. Ci sarebbe il reato di come si chiama? Abuso di credibilità popolare. A parte l'abuso, ma c'è il reato di menzogna, c'è quel reato che adesso è stato abolito, che sarebbe plagio, sì. Plagio. Il reato di plagio, che non c'è più come reato, è stato cancellato, però hanno talmente plagiato il modo di sentire e di percepire le persone che dalla macchia di umiltà sul muro questi ci vedono Padre Pio. Sì. Siamo alla follia pura e la follia pura è data a tali estremi, a tali livelli di pazzia che addirittura in Olanda a piangere non è la Madonna ma Elvis, è una statua di marmo di Elvis il cantante che piange lacrime. Cioè, qui siamo arrivati ormai alla demenza senile, ma veramente, cioè, se il cristianesimo con queste cose intende continuare ad esistere, veramente l'autorità dovrebbe lasciar perdere. È gravissimo questo. Bene. Sì, no, ma infatti, riprendendo il discorso tuo sul potere, cioè nel senso, perché ad esempio la stregonista così perseguitata dalla Chiesa Cattolica? Proprio perché dice chiaramente fa che le persone possono, tramite la loro volontà e il loro modo di agire, di modificare e di intervenire sulle cose, che non hanno bisogno di andare da qualcuno che li faccia, da un sacerdote, da una gerarchia, ma tramite particolari rituali possono interferire e modificare le cose. Essendo questo potere dato a tutti, cioè essendo orizzontale, logicamente quando uno entra in un'ottica di stregoneria, che succede? Non ha più il bisogno di avere il santone, di avere il Dio,
di avere la Chiesa che lo aiuti, che lo indirizzi. E capisce benissimo che le cose sono influenzate dalla sua volontà, dal suo modo di essere, e di conseguenza se ne sente libero. Scusa, sì. Francesco, qua c'è un comunicato che è abbastanza importante. Alcuni radioascoltatori hanno telefonato a questa radio. Qual è il motivo per cui radio di ispirazione cattolica, radio commerciali, radio accese solo per lo splittaggio, network a diffusione nazionale, si accavallano tutte vicinissime ai 94 MHz di Radio Gamma 5, una delle radio libere nate nel 1976 e che possiede solo questa frequenza? Perché lo fanno? I nostri ascoltatori hanno il diritto di non essere disturbati nell'ascolto e, se lo vogliono, possono chiedere direttamente a questi emittenti di lasciare stare Radio Gamma 5. L'ultima di queste emittenti, che attualmente sta imperversando sui 93.800 MHz, è Radio Cuore, il cui responsabile per il Veneto è Paolo Tomaello, che risponde ai cellulari. Prendetevi nota dei cellulari: 03 35 62 31 574. Ripeto, 03 35 62 31 574, oppure 03 30 24 58 53. Se vi ritenete disturbati da Radio Cuore nell'ascolto della vostra radio preferita, chiamate questo signore e fate le giuste rimostranze nei confronti dell'ultimo disturbatore in ordine temporale di Radio Gamma 5. Bene, dovevamo darlo. Sì, no, ma era giusto, anche perché più delle volte sono parecchie radio, soprattutto cattoliche, che accerchino Radio Gamma 5. Hanno già troppi canali, già troppe frequenze, di conseguenza sarebbe giusto che l'unica frequenza libera, non clericale, rimanesse libera il più possibile. Anche perché si accavalgono molto vicino e servono radio sempre più sensibili per riuscire a prendere Radio Gamma. Questo è, ecco, grave. Io ricordo che la trasmissione nostra è in diretta, chi vuole intervenire può chiamare lo 049 il numero 700. Ecco, io volevo fare un richiamo di attualità, visto che è un argomento su cui se ne parla sui giornali. Abbiamo visto che ultimamente il nostro Presidente del Consiglio, ex democristiano, cattolico dichiarato, è andato dai Boy Scout e ha fatto una dichiarazione, ha detto che bisogna essere indipendenti e non bisogna commettere delle cose illecite anche se la Chiesa Cattolica a chiederle. Immediatamente c'è stata la replica di cardinali in cui ha detto che la Chiesa Cattolica non sbaglia mai, che anzi tutti i comportamenti della Chiesa Cattolica sono di quelli dettati del buon padre, e che di conseguenza un buon padre non chiederà mai qualcosa di illecito. Questa è la dimostrazione chiara che la Chiesa Cattolica potrebbe essere anche una comunità, potrebbe essere anche un rabbino o potrebbe essere anche un mullah islamico, rappresenta se stesso come il potere assoluto infallibile e che tutti gli altri poteri possono essere sottomessi e sono sempre inferiori a loro, cioè loro non si pongono mai in una condizione di parità. Basta pensare ad esempio ai punti che stiamo arrivando in Italia. Noi abbiamo una Costituzione, che è la legge fondamentale del nostro Stato, che vieta i finanziamenti alle scuole private. Benissimo, stanno facendo di tutto, tramite un Presidente del Consiglio anche che accetta, tenendo conto che è un democristiano, un cattolico dichiarato, per sconvolgere una regola base dello Stato che vieta questi finanziamenti alla scuola pubblica, pur di dare i finanziamenti alla scuola cattolica. E stanno facendo proprio queste leggi e nessuno ha il coraggio di protestare, cioè questo proprio dimostra la volontà di potere e di dominio che loro vogliono mantenere. Il problema vero non è tanto il finanziamento delle scuole private, che è vietato dalla Costituzione, e questo è grave da un punto di vista giuridico, ma il problema più grave è che la seconda fase di questa operazione è la distruzione della scuola pubblica. Questo è il grave delle cose, cioè non aspettiamo che costruiscono i campi di sterminio per dire oddio, hanno costruito i campi di sterminio. Cerchiamo di vederlo un attimo prima. Quando la scuola privata verrà finanziata dal pubblico, la seconda fase è la distruzione della scuola pubblica per riuscire ad avere sia professori, sia mezzi, sia soldi, sia gli allievi che a loro servono.
attenzione, stanno distruggendo la cultura di questo paese. Questo è il vero progetto di Nones, di Mattiazzo, di Centazzo, di Cè e di tutta questa gente. La distruzione della cultura, perché solo con la distruzione della cultura possono imporre il loro dio pazzo. Sì, beh, basta pensare ad esempio che la normativa italiana è arrivata all'assurdo che ad esempio col concordo fascista l'insegnamento nelle scuole elementari, cioè nelle scuole ad esempio anche infantili, non esisteva. Col nuovo concordato è ammissibile che venga insegnato l'insegnamento cattolico soprattutto anche nelle scuole infantili. Cioè, questo proprio dimostra la volontà di sottomissione del potere, cioè nel senso che tutto può essere fatto. Basta pensare anche ad esempio al recente scandalo di cui si sta parlando sui giornali di Roma. Cioè, lì sono la banca dello Stato, la Banca Stato Vaticano, lo York, che ne è coinvolto. Cioè, questo dimostra chiaramente che considerano lo Stato italiano non tanto come uno Stato sia stato, ma come una parrocchia del Vaticano in cui loro possono fare tutto e tutto è dovuto. Basta pensare ad esempio anche al discorso della presenza ad esempio che ha la Chiesa Cattolica in Italia, ad esempio nel campo della sanità, cioè nel senso che moltissime delle cliniche private che ci sono, gran parte... Quelle di Milano, gli ultimi scandali, sono tutte cattoliche. Sì. Sono tutte amministrate dai cattolici. I